Buongiorno a tutti, vi auguro buon ricevimento del programma e buona comprensione del contenuto che porterò. In seguito della conferenza che abbiamo fatto Stefania Caterina e io l'11 febbraio di quest'anno, sentiamo bisogno di approfondire certi punti in modo particolare. Dopo quel messaggio di San Michele Arcangelo, che ha indicato alcuni punti da seguire per essere ricapitolati in Cristo. Esattamente ha indicato 6 punti per essere ricapitolati in Cristo. Tutti quanti che vogliono percorrere quella strada devono prendere in considerazione quei punti. Dunque, abbiamo dato a questa trasmissione un unico titolo, Progredire nella pienezza. Voglio dire questo, ciascuno di noi dentro di sé ha un seme della pienezza ed è chiamato ad arrivare alla pienezza, la perfezione che sarà nell'eternità. Allora il nostro lavoro è aiutare a comprendere questo cammino, questo passaggio attraverso la pienezza. Per questa puntata d'oggi ho dato il titolo La svolta definitiva dell'umanità. Come ho detto nella conferenza, siamo passati dalla preparazione e dai messaggi che ci promettevano un intervento di Dio forte, particolare, e siamo entrati in un anno in cui Dio ha iniziato ad agire fortemente nello spirito dell'uomo. E come abbiamo annunciato, attraverso le cose che abbiamo sperimentato, sia Stefania, Caterina, sia io, con diversità degli originali, ci sono 4 strumenti che agiscono in questo tempo. Lo strumento di base è il popolo di Dio, che Dio usava sempre. Ma nei momenti eccezionali come questo per l'umanità in tutto l'universo, Dio ha previsto 3 strumenti particolari, potenti, per smuovere il popolo di Dio e per portarlo verso la pienezza. Questi 3 strumenti di cui vi abbiamo parlato sono gli spiriti puri che servono Dio, il nucleo centrale e le umanità fedeli a Dio. Voi capite che gli angeli, gli spiriti puri, contemplano il volto di Dio e riflettono tutto sul popolo di Dio. Sono strumenti particolari in questa azione. Non voglio ripetere le cose che abbiamo detto riguardo al nucleo centrale. Comunque che un anello di congiunzione tra gli spiriti puri che servono Dio e le umanità fedele da una parte e dall'altra parte di tutta l'umanità in pellegrinaggio per raggiungere la meta prevista da Dio. Le umanità fedeli a Dio hanno avuto uno sviluppo forte, veloce,
nella storia. Prima di tutto lo sviluppo dello spirito in unione con lo spirito di Dio, poi tutto il resto che gli uomini nel corpo hanno ottenuto, così che, secondo le nostre esperienze, le umanità fedeli a Dio sono in una situazione che i loro corpi sono molto simili al corpo glorioso di Cristo. Abbiamo detto che questi strumenti agiscono principalmente in spirito, ma alla fine Dio farà, come Gesù promette attraverso Stefania, farà che le umanità fedeli a Dio si incontreranno con l'umanità della terra e di tutto l'universo, perché tutto deve essere congiunto. Il popolo in tutto l'universo sarà unico, con unico pastore Gesù Cristo. Dato che parliamo dello spirito, dell'azione dello spirito, poniamo una domanda: cos'è spirito? Spesso si usa questa parola, ma non so quanto si capisce. Di questo argomento ha scritto Stefania Caterina nel libro Riscrivere la storia. Chi desidera approfondire può trovare il contenuto là. Comunque lo Spirito di Dio è la vita di Dio, è la terza persona della Santissima Trinità. Ma cosa è lo Spirito dell'uomo? Nell'uomo è impressa una scintilla della vita da parte dello Spirito di Dio. Diciamo, lo spirito dell'uomo è uno spazio interiore più profondo, più intimo del suo essere, dove l'uomo può incontrare Dio faccia a faccia, perché Dio è creato a immagine e somiglianza di Dio. L'uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio. San Paolo dice che l'uomo nel suo spirito è capace di penetrare il suo pensiero. Ma lo Spirito di Dio penetra il pensiero di Dio e il mistero di Dio. L'uomo che riceve lo Spirito di Dio è capace di capire tutta la realtà, penetrare tutta la realtà con lo Spirito di Dio. Cerchiamo di capire un po' che cosa è successo nella storia dell'umanità. L'uomo creato da Dio è creato integro, perché il suo spirito era pienamente unito allo spirito di Dio. Nell'uomo era un'armonia tra lo spirito, l'anima e il corpo. Dopo il peccato originale, l'uomo si è staccato da Dio, il suo spirito è indebolito e l'uomo non poteva vivere senza un rapporto con uno spirito più potente. Così è avvenuto che si è unito allo spirito del male, a Lucifero.
Dopo quell'avvenimento, è iniziata una fase nuova, l'uomo doveva tornare a Dio. Era un cammino lento. Nella scienza si dice che l'uomo ha avuto una evoluzione. È vero, le nostre esperienze ci dicono l'evoluzione è iniziata dopo quel tonfo, dopo il peccato originale. Dio pian piano ha guidato l'uomo, ha guidato l'umanità in vista di Gesù Cristo. Con la venuta di Gesù Cristo, l'uomo che ha accettato Gesù Cristo ha ricevuto lo Spirito di Dio. È iniziata una fase nuova che l'uomo dalla pienezza poteva progredire nella pienezza. La Pentecoste della Chiesa ha segnato questa svolta grande per l'umanità. Adesso viviamo un altro momento, un'epoca in cui Dio ha deciso di compiere le sue promesse, di portare l'umanità nello spirito di Dio, sottoporre l'umanità e tutta la creazione alle leggi dello spirito. Allora è il tempo in cui siamo chiamati a percorrere questa strada e Dio ci ha messo a disposizione i suoi strumenti che ci aiuteranno, agiranno con la potenza. Io dico testimonio che agiscono con la potenza affinché noi possiamo percorrere questa strada verso la pienezza. E perciò ho chiamato questa puntata la svolta definitiva dell'umanità, perché come avete potuto seguire, chi ha seguito questo sito, Gesù diceva a Stefania: questo programma è irriversibile e va al compimento. Allora ci domandiamo come possiamo entrare in comunione con questi strumenti potenti che Dio ha messo a nostra disposizione. Guardiamo un avvenimento storico, è notato nella Sacra Scrittura, negli Atti degli Apostoli, capitolo 10. Un uomo pagano, ufficiale romano, con la sua famiglia pregava, cercava la salvezza. E improvvisamente vide un angelo che gli disse di mandare gli uomini a chiamare Simone, che si chiama anche Pietro, e lui spiegherebbe la salvezza, parlerebbe del Salvatore del mondo. Pietro ha risposto e si è recato nella casa di Cornelio. In quel momento ha ascoltato quello che è successo, che era successo nell'esperienza di Cornelio, e si è messo a annunciare Gesù Cristo, il Redentore del mondo. In quel momento lo Spirito di Dio è sceso su Cornelio e sulla sua famiglia. Per San Pietro tutte le frontiere si sono aperte verso tutti gli uomini. Ha battezzato Cornelio e la sua famiglia.
abbiamo alcuni elementi da sottolineare. Cornelio era un pagano. Questo messaggio viene dato a tutti gli uomini di buona volontà in tutto l'universo, non soltanto ai cristiani, a quelli che appartengono alla religione cristiana. E avremo delle sorprese perché lo Spirito Santo agirà negli uomini di buona volontà di tutte le categorie e in tutte le religioni. Secondo elemento è l'angelo di Dio. Era necessario che l'angelo di Dio venisse e aprisse la strada nell'anima di Cornelio. Poi il terzo elemento è San Pietro, il testimone che annuncia il Salvatore e la salvezza. A questo punto ci domandiamo, in questo momento, dove sta San Pietro? Io vi dico dalle nostre esperienze, San Pietro e tutti gli apostoli, assieme a tutti i santi, si offrono e pregano per questi tre strumenti particolari, perché siano riempiti di tutta la santità del popolo di Dio e possano agire fortemente in tutta l'umanità. Dall'altra parte tutti quanti hanno ricevuto il battesimo, sono invitati a dare la loro testimonianza come l'aveva detto, dato il Pietro, come l'aveva dato l'Apostolo Pietro. In questo senso, Stefania nel libro, oltre la grande barriera, ha presentato il battesimo in spirito. Il battesimo in spirito, nello Spirito Santo, sarà per tutto l'universo. E come è stato spiegato, non sarà un battesimo così espresso come nella Pentecoste, ma sarà un battesimo silenzioso. Perché silenzioso? Perché chiede la risposta, il cammino e la crescita delle persone. Perché tante, tante grazie gratis date scompariranno. L'uomo deve dare la risposta libera, piena a Dio, elevarsi a Dio. A questo punto c'è un'altra domanda: come possiamo capire questo movimento dentro di noi? L'azione dello Spirito Santo. Ci domandiamo in modo particolare in questi tempi, quando le interpretazioni dello Spirito sono tanto, tanto diverse, spesso errate. Si vede lo Spirito come una energia, come qualche cosa che si ottiene soltanto se qualcuno ha un carisma, eccetera, eccetera. Una cosa è importante in questo episodio che abbiamo narrato: Cornelio e la sua famiglia erano pronti a accogliere Gesù Cristo e automaticamente è sceso lo Spirito Santo su di loro. Quelle persone che accolgono Gesù Cristo,
che sono di buona volontà, avranno queste grazie e questi mezzi potenti agiranno sullo spirito dell'uomo. Vi porto alcuni esempi. Se avete letto il libro Oltre la grande barriera, avete trovato un episodio quando San Michele chiama Lucifero di uscire dall'inferno e quello si è presentato subito. San Michele, a nome di Dio, gli ha ordinato di confessare la sua menzogna e dire la verità così com'è in Dio. E lì si vede tutta la patologia dello spirito del male. In quello specchio si vede la patologia dell'uomo. A questo punto per noi è interessante la potenza di San Michele che ordina allo spirito del male e lo spirito del male deve sottoporsi a dire tutta la verità. Allora l'azione degli arcangeli e degli angeli è questa, che aiuteranno tutte le persone che sono di buona volontà, che cercano Dio, ma nello stesso tempo questa potenza porterà in confusione quelli che non vogliono accettare Gesù Cristo, che non vogliono accettare Dio. In modo uguale, simile, agiscono le umanità fedeli a Dio, perché gli uomini che sono rimasti fedeli a Dio hanno una potenza dello spirito che noi non possiamo immaginare. Oltre alla potenza dello spirito, loro hanno il corpo. Agiscono fortemente sulla materia. Nell'economia della salvezza, come l'ha programmato Dio, questi uomini fedeli a Dio, che sono in corpo, hanno il corpo, sono capaci di agire sulla materia, sono indispensabili per noi, per tutti quanti, i quali devono recuperare le forze, essere trasformati nel corpo. Allora, questi tutti e tre strumenti agiscono in unione tra di loro e in piena unione con lo Spirito Santo e Dio agisce attraverso questi strumenti. Abbiamo parlato che l'umanità è chiamata a camminare fino a essere sottoposta allo spirito puro, alle leggi dello spirito puro. Ci domandiamo quali sono queste leggi. Le leggi sono tutte nel Vangelo. Gesù è venuto nello Spirito Santo, con la potenza dello Spirito Santo. Se noi accogliamo Gesù Cristo, con la potenza dello Spirito Santo potremo accogliere tutte le leggi e ci eleviamo. Il problema è quando il Vangelo si prende come le regole morali o come le regole di una religione, o come una ideologia, o come qualsiasi altro libro bello. È necessario accogliere Gesù Cristo con la potenza dello Spirito Santo, accogliere lo Spirito Santo e capiremo Gesù Cristo e Lui ci guiderà con lo Spirito Santo, assieme allo Spirito Santo, a Dio Padre.
Voglio sottolineare la legge suprema che c'è in Dio, è l'amore. E noi siamo chiamati a elevarci, a vivere secondo quella legge. A questo punto è molto importante leggere il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, dove San Paolo spiega che ci saranno tutti i carismi, le profezie, la conoscenza. Rimarrà soltanto la fede, la speranza e la carità. E la carità è più grande di tutti. Queste tre leggi, la fede, la speranza e la carità governano la nostra vita. Si può fare un'obiezione: come posso credere? Sembra un salto in vuoto. Proprio questa concezione è sbagliata. Credere non è saltare nel vuoto. Lo Spirito Santo conferma in un credente in continuo la verità. Nella fede si sperimenta la vita di Dio e si conosce la vita di Dio, si allarga lo spazio dello Spirito, ugualmente con la speranza, e l'amore spalanca e i nostri orizzonti, parlo dell'amore di Dio. Allora siamo chiamati ad aderire, camminare nella fede, nella speranza e nell'amore. Questi strumenti ci aiuteranno a percorrere la strada e come dei messaggi di Stefania. Gesù ha promesso che i suoi angeli si faranno vedere, sentire, percepire, che saranno presenti, attivi in mezzo a noi. Ha promesso anche che le umanità fedeli a Dio verranno, ci incontreranno, perché deve essere un popolo unico in tutto l'universo attorno al suo pastore. Allora la nostra testimonianza vi portiamo e desideriamo che voi possiate impegnarvi a cercare Dio. E Dio si farà presente a ciascuno di voi. Fate bene se comunicate questo contenuto anche a chi vi sta vicino, per scambiare con lui. Così ci prepariamo per la prossima puntata con la quale desidero iniziare a spiegare sei punti, sei regole che San Michele ci ha dato di seguire per essere ricapitolati in Cristo. Noi pregheremo per voi, staremo davanti a Dio e vi benediciamo perché voi possiate proseguire su questa strada. Grazie.